Buonasera a tutti e ben ritornati e ben ritrovati qui su Milano News. Siamo in diretta, sono le 19:29 minuti in questo istante di oggi, venerdì 24 settembre, e siamo a una nuova puntata di Municipio X. Come vedete, anche questa sera ci sono io, non c'è Francesca Cutrone, che invece tornerà lunedì, quindi sono supplente ancora solo per una puntata, ma tornerà appunto Francesca lunedì con altri confronti importanti. Questa sera siamo, beh, un po' nel municipio a noi un po' più caro, perché è il municipio in cui abbiamo anche la sede, quindi siamo finalmente al municipio di casa, al municipio 7, e qui questa sera con me, a cui do il benvenuto ad entrambi i candidati, per il centro-sinistra Silvia Fossati e per il centro-destra Simone Orlandi. Buonasera a entrambi. Buonasera a te e a tutti. Buonasera a tutti. Allora, le regole le sapete, le sanno anche chi ci segue da casa. 3 minuti per rispondere ai vari temi e poi 1 minuto di bonus che potete usare solo 2 volte come diritto di replica. Prima di partire, però, abbiamo fatto le solite domande di rito e quindi andiamo a conoscere meglio i nostri candidati. Partiamo per cavalleria anche dalla Certo. candidata Silvia Fossati, che dice di stare dalla parte delle persone, abita a Pagano, adora passeggiare e non sopporta la falsità. Esatto. Il centrodestra risponde invece con Simone Orlandi, che sta dalla parte dei cittadini, abita a Milano, adora i miei figli, o meglio i suoi figli, o i miei, non abbiamo ancora cambiato i figli, ognuno ci tenga i suoi, ed è non sopporta invece le intolleranze, giusto? Quello. Corretto, Perfetto, intolleranti ho detto, l'intolleranti, comunque sì, giusto. va bene anche l'intolleranza. Questi sono i biglietti da visita dei 2 candidati. Direi che però possiamo partire subito con il primo tema, che è quello dell'abitare. L'abitare inteso come edilizia popolare, rigenerazione urbana, e in realtà chi più ne ha ne metta. Diciamo appunto 3 minuti ciascuno per rispondere a ogni tema. Partiamo dalla mia sinistra con la candidata Silvia Fossati per il centro-sinistra. Appunto, il tema è quello dell'abitare. Prego, Fossati. Grazie. Beh, l'abitare è un tema importantissimo per tutti, per le giovani coppie, per gli anziani che ne vorrebbero non abitare da soli, ma per il nostro quartiere l'abitare presenta delle criticità, oltre alla solita carenza di appartamenti, di affitti a, diciamo, di affitti a basso costo. Abbiamo parecchie case di edilizia popolare. Non soltanto il grossissimo quadrilatero di San Siro, che sono 6.000 appartamenti, ma anche via Quarti, via Fleming, Forze Armate, via Creta, via Sembonna. E questi qua ci sono dei problemi in questi quartieri. Perché? Perché c'è un grosso degrado, c'è dell'abusivismo che per fortuna nelle proprietà del comune gestite da MM è passato dal 6 al 3%. Però, mediamente, per esempio, nel quadrilatero di San Siro abbiamo un 15% di appartamenti che o sono sfitti o sono occupati abusivamente. Quindi abbiamo molte persone che aspettano una casa e non possono averla. Abitare vuol dire anche avere i servizi. I servizi vuol dire la scuola, vuol dire avere i negozi di prossimità, vuol dire avere la medicina di prossimità. Sono tutte cose in cui il municipio può incidere poco, ma quello che può fare il municipio, perché è il nostro ruolo come candidati alla presidenza, è di, chiamiamolo, stressare la parte di amministrazione centrale. Per esempio, hanno appena approvato in giunta e stanno firmando un protocollo tra comune, ALER e prefettura proprio per il quadrilatero di San Siro. Ebbene, per esempio, io come municipio, presidente di municipio, chiedo di essere a quel tavolo. Perché? Perché conosco il territorio, perché posso sapere le esigenze dei cittadini. Direi che queste sono le prime cose. Poi, che cosa c'è per l'abitare? L'abitare vuole anche dire avere, diciamo, un'area piacevole in cui vivere. Quindi, per esempio, mi viene in mente la piazza tattica che hanno fatto in Piazza Sicilia con ping pong, panchine. Passo frequentemente di lì in auto, purtroppo perché lavoro fuori Milano e devo prendere l'auto, però vedo gli anziani che magari sono lì a chiacchierare, vedo i ragazzi che escono dalla scuola elementare oppure i ragazzi più grandi, ventenni, che giocano a ping pong. Ecco, un'area così in tantissime piazze, almeno 7-8 piazze dei quartieri del Municipio 7, sarebbe veramente un ottimo risultato.
Che cosa dire d'altro? Abitare vuole anche dire mettere in rete le associazioni. Per esempio, ce ne sono tantissime. A San Siro hanno aperto uno sportello che si chiama Campus San Siro, dove fanno supporto legale e sociale. Perfetto, lasciamo giusto qui. Secondi per concludere la frase, inesorabile il nostro gong a dare i tre minuti che però diamo anche a Simone Orlandi per il centrodestra. Prego Orlandi. Sì, io faccio un esempio concreto dell'altra sera che mi sono recato in via Tracia, una via privata dove è una zona tra quelle che citava la mia collega Fossati, dove c'è l'edilizia popolare. Ho toccato con mano la situazione, mi sono imbattuto anche in un gruppo di studenti, devo dire che mi hanno fatto un'ottima impressione, del Politecnico di Milano, che mi hanno illustrato un progetto veramente innovativo di edilizia, di inclusione, per far rivivere il quartiere, hanno parlato di trasporti, hanno parlato di linee geometriche, insomma hanno fatto un discorso veramente molto preparati. Però dopo aver parlato con queste persone mi sono anche rapportato con i cittadini che abitano lì, e se non si parla di inclusione sociale tutto questo viene vanificato, nel senso che il sentimento che hanno queste persone che non escono più, perché lì era un quartiere bello da vivere tempo fa, non riescono più a uscire nel quartiere, si sentono insicure nell'uscire, c'è questa ingiustizia profonda delle occupazioni, perché poi ci sono dei criteri di occupazioni abusive che sono assurdi, nel senso che mi raccontava una signora che gli è morta la mamma, il pomeriggio stesso gli hanno occupato la casa, quindi queste cose insomma sono molto gravi e vanno risolte, purtroppo ci sono anche delle leggi che lo impediscono, ma bisogna anche agire a quel livello. È vero che non è competenza del municipio, però a quel livello, a quel tavolo dove anch'io ovviamente auspico di esserci, bisogna sollevarlo il tema, perché non è possibile che non si possa sgomberare una persona che abusivamente occupa il posto che sarebbe di diritto di qualcun altro, perché c'è una graduatoria, ci sono delle liste, e poi secondo me anche le graduatorie bisogna mettere altri criteri, perché secondo me è giusto che chi abita in Italia da più tempo ha pagato più tasse rispetto a chi è appena arrivato. Se c'è bisogno, se ha bisogno di qualcosa, deve essere comunque aiutato prima. Il discorso è di inclusione e di giustizia, perché sennò, se questi hanno la percezione di vivere comunque delle ingiustizie anche a livello commerciale, perché anche i commercianti, ci sono dei problemi sulle attività commerciali che sono state sollevate, che comunque sono veramente significativi, perché comunque c'è una concorrenza sleale, c'è il cosiddetto fenomeno del apri e chiudi che parlano, ci sono soprattutto stranieri, ma non per fare un discorso ma perché hanno gli incentivi, vengono, aprono questi che possono essere kebab, oppure i mini market che somministrano fino a tarda notte gli alcolici, piuttosto che qualsiasi tipo di attività, eludendo il fisco, perché anzi evadendo il fisco, non eludendo, perché creano una società dove c'è la cosiddetta testa di legno che apre, poi dopo uno, due, massimo tre anni chiude, il fisco non riesce a raggiungerli, e questo ovviamente non è che il progredire delle imprese straniere, che tutti i dati evidenziano, non è che perché gli imprenditori stranieri sono più bravi degli italiani, anche noi siamo bravi a fare imprese. È il gong di tre minuti, ho visto 1.36, non partire male il tempo io, forse, infatti mi sembrava urlare, ma sono 3 minuti, la regia ecco, i minuti giusti, però ha concluso il suo tema, perfetto. Sì. Ricordo che volendo, forse a te lei ha un minuto, se vuole usarlo, per il diritto di replica. Vuole usarlo? Allora, un minuto di diritto di replica per Fossati, prego. Grazie, la replica, perché l'argomento è importantissimo. Ha parlato di commercianti, per esempio sta scadendo il contratto del mercato comunale di Piazza Selinunte nella fine del 22, bisognerà per esempio utilizzarlo proprio per dare spazio ai piccoli commercianti, al commercio di prossimità. Inclusione, per esempio, il municipio può mettere in rete le scuole primarie in modo che ci siano dei bilanciamenti maggiori della presenza di nuovi stranieri, perché è il nuovo straniero che magari non sa la lingua e non lo straniero che conosce perfettamente la nostra lingua e non ha problemi ad ambientarsi a scuola. E poi bisogna anche pensare alla riqualificazione delle parti, diciamo,
delle aree non abitate o delle aree in disuso. Per esempio mi viene in mente Via Zamagna con l'ex asilo, e lì sono stati stanziati dei soldi per mettere a posto l'area, però bisogna verificare, e lo deve fare il municipio, che questi soldi vengano spesi. Ok, questa era la replica di Fossati. Una di voleva replicare la replica oppure ci diamo il bonus per dopo, come vuole lei? No, no, anzi, devo dire che ha detto anche delle cose Che aggiungevano, perfetto, come dire io, solo la parte, non farei la distinzione stranieri-italiani, fare nuove imprese, basta, chi è più bravo ha. Perfetto, allora però devono avere pari opportunità. Andiamo avanti con il prossimo tema. È un tema sempre molto caldo e spesso il Municipio 7 alla ribalta anche delle cronache. Parliamo di sicurezza. È il turno di Orlandi, adesso invece è per dire, quindi Orlandi, lei ha 3 minuti, che giuro che stavolta che li faccio conto bene, non come prima, 3 minuti sul tema della sicurezza. Allora, anche qui vorrei partire da un esempio concreto. L'altro giorno sono stato in via Zendrina al 15, dove c'è un centro di accoglienza per immigrati, un posto molto bello, devo dire, una cascina con solo 12 posti letto, quindi assolutamente inadeguata a fare centro d'accoglienza e centro di smistamento, perché lì il problema di quella zona, che è residenziale, ci sono degli appartamenti proprio a ridosso di un parco che è condiviso, diciamo, è tra le abitazioni e questo centro. In questo parco stazionano sempre degli immigrati in attesa di essere destinati ad altri centri di aggregazione o smistati sul territorio di Milano. Ebbene, questa situazione ha creato non pochi disagi, perché questi ragazzi, spesso minori, vogliono banalmente andare in bagno, quelli della cascina non li fanno entrare, devono utilizzare, quindi vanno dove c'è il parco giochi, dormono dove ci sono le panchine, insomma creano quella percezione di degrado e di insicurezza che comunque i cittadini lamentano. Il problema cos'è? Che questa situazione, che il sindaco sa bene, una volta questa cascina era destinata ad ospitare donne maltrattate. C'erano delle suore che lo ospitavano, queste donne maltrattate, che tra l'altro erano molto ben integrate nel tessuto sociale, andavano a messa, conoscevano i residenti, non sgarravano, venivano riprese in centro. Ebbene, però le suore non generano profitto, quindi questa cosa è venuta meno. Era una cosa che c'era durante la giunta di Letizia Moratti, poi dopo, quando è arrivato Pisapia, quando è arrivato Sale, è stata cambiata, è stata data a questa cooperativa, che ovviamente ha triplicato, se non decuplicato, gli introiti, perché comunque ha generato dei profitti molto significativi. E però questo ha creato una situazione di degrado, tant'è che il comune lo sa, perché adesso, guarda caso, a una settimana dal voto, gli immigrati e questo servizio è stato trasferito in Aldini, a un centro adibito in via Aldini. Ovviamente questo, insomma, i residenti non è che sono proprio stupidi, hanno capito che è solo una questione temporanea, anche perché sul sito del comune è ancora scritto che il centro di smistamento è lì, e poi fino al 31 dicembre ci sarà questo appalto a questa cooperativa, che ovviamente dovessimo vincere noi cambieremo le regole e cambieremo il bando. Però questo, insomma, adesso è da vedere. Invece, se dovesse essere che veramente è stato spostato perché si sono resi conto che lì non può essere fatto questo servizio, tanto di cappello, ma insomma direi che la situazione è abbastanza chiara. Perfetto, in tempo dentro il gong che arriva forse adesso, ma insomma abbiamo capito, una lamanda da dire, però abbiamo la risposta con i 3 minuti adesso di Silvia Fossati per il centro-sinistra, sempre sul tema della sicurezza. Prego. Via Zandrini è un ottimo esempio di raccordo fra i cittadini e, diciamo, la politica, gli amministratori, non la politica, mi sono sbagliata. I cittadini che non avevano nessuna problematica fino a 4-5 mesi fa, perché il centro di accoglienza che ospitava questi 12 ragazzi non creava nessun problema, anzi si erano creati anche dei rapporti con alcuni cittadini, eccetera, è diventato un problema quando c'è stato un afflusso maggiore di minori, ovviamente non accompagnati, e questo qua, essendo un centro di prima accoglienza e smistamento,
creato tutti i problemi che Orlandi giustamente segnalava. Sono stati contattati sia da sinistra che da destra, quindi diciamo in maniera paritetica, gli amministratori che si sono mossi prima dell'estate e dopo l'estate, e adesso effettivamente è rimasto un centro soltanto di permanenza per i 12 ragazzi ed sono stati spostati il centro di smistamento per i minori. È vero, io non penso che queste cooperative facciano profitto su queste cose, sicuramente devono sopravvivere e pagare i loro dipendenti, ma sono sempre cooperative di carattere sociale. Per parlare di sicurezza invece io vorrei sottolineare che comunque la delittuosità in generale, i furti, le rapine, è quello che veramente tocca il cittadino. Negli ultimi anni è diminuita fortemente, sono dati dal Viminale. Per esempio, i furti nelle abitazioni sono passati negli ultimi 3 anni da 4.600 a 3.700, con una riduzione del 30%. Idem i furti di auto e le rapine invece di carattere più generico. Allora, questo vuol dire che Milano sta meglio, però c'è una comunque percezione di insicurezza e questo dà fastidio al cittadino. Allora, che cosa si può fare? Innanzitutto spiegare in generale come sta la situazione. Poi bisogna, per esempio, eliminare le zone di degrado, illuminare aree che sono particolarmente scure o vie particolarmente elevate, avere un maggior numero di vigili di quartiere e lavorare in stretto contatto col comandante della polizia locale. Il nostro quartiere, scusate, io chiamo quartiere ma è un municipio grande come Brescia, circa 150 vigili, e quindi bisogna assolutamente lavorare in connessione con loro per riuscire perlomeno a ridurre ciò che genera l'insicurezza spicciola. Anche il luogo sporco genera insicurezza spicciola, luoghi dove ci sono magari assembramenti non corretti, di feste eccetera, quindi l'insicurezza percepita è comunque un problema. Perfetto, grazie Fossati. Allora, li voglio usare per caso il Jolly. Mi voglio usare il Jolly. Allora, però dovevate darci la carta del Jolly. Allora, al minuto, questa la prepariamo per la prossima. Allora, per la prossima edizione prepariamo la carta del Jolly. Sì, giusto, bella idea, Fossati. Allora, diamo invece giustamente il minuto di replica ad Orlandi. Prego, un minuto per lei. Sulla questione che l'immigrazione non genera profitto, nel senso che c'è stato uno scandalo che è quello di Roma Capitale, in cui l'intercettazione principe è stata quella dei Carminati, che ha detto: guarda, lasciamo stare la cocaina perché l'immigrazione oggi è il business che genera più profitto in assoluto. E poi ci sono anche i bilanci che sono pubblici, e se proprio vogliamo dirla, anche i finanziamenti alle campagne elettorali sono pubbliche, e l'associazione, che la cooperativa che gestisce questa cascina, legittimamente, perché non c'è nessuno di male, però ha finanziato la campagna elettorale di Giuseppe Sala. Quindi voglio dire, i soldi ci sono e come. Per quanto riguarda invece la concezione di sicurezza, in realtà devo dire che tante cose che dice la mia collega le condivido, anche perché questa è un'operazione veramente molto intelligente, quella della lista dei riformisti, che va a toccare i temi dove Sala si sentiva debole e ha fatto una lista, giustamente dal punto di vista tattico, che va invece ad affrontare quei temi che dovremmo essere noi più forti a porre sul tavolo. Cercano di rubarvi i temi, in un certo senso, cercano di rubarvi i temi da sotto il naso. No, non rubare, scherzo. Hanno fatto una scelta politica furba, che parlano di mobilità e sicurezza in maniera... Si usa il jolly, è l'ultimo, poi non da più. Va bene, ok, no, io adesso devo dire come stanno le cose, allora... Ancora diritto di replica a Fossati, per mi spiace eludere il tema della sicurezza, ma il jolly lo uso perché non è una politica fatta da Sala quella di creare la lista dei riformisti, visto che sono una dei creatori, una dei mediatori con tutti diciamo i piccoli partiti politici, Calenda e Renzi non si offendano, e movimenti, perché ci sono dentro anche tanti movimenti, e l'Alleanza Civica, che è in consiglio comunale, è partita dal basso, ha avuto molti problemi a mettere intorno allo stesso tavolo queste persone, e diciamo che Sala fino all'ultimo non è che ci abbia portato Palmo di mano. In palmo di mano, grazie.
Grazie mille. Non posso suggerire. Detto questo, veramente, a volte Milano viene presentata come una città insicura. È una grande città e tutte le grandi città, come le piccole e i quartieri, hanno le loro criticità, le loro problematiche. Ma presentare Milano come il Far West mi sembra non corretto. Perfetto, allora finisce anche il tempo di questa replica. Passiamo quindi al prossimo tema, che è un tema molto a cuore a Milano News, soprattutto è quello del territorio. Questa volta l'abbiamo voluto anche declinare verso quello che possiamo definire il verde, le cascine, che insomma il territorio del municipio 7 ne è pieno, e la comunità, nel senso appunto intesa come abitanti del nostro territorio. Secondo la regola dell'alternanza tocca a Fossati a iniziare il tema, quindi 3 minuti sul tema territorio per Silvia Fossati, centro-sinistra. Ok, il tema territorio è veramente amplissimo, direi, come il municipio 7. Allora, partiamo dal verde, è il municipio più verde, quindi ci vuole una manutenzione che sia specifica per i parchi e una manutenzione che sia specifica per le aree verdi. Piazzale Brescia non è il Parco delle Cave, per cui e lì abbiamo bisogno veramente che il nuovo vincitore del bando che il Comune di Milano sta cambiando, passando a MM, se non ricordo male, abbia ben chiaro questi due compiti. E il compito mio, se vinco, se no di Orlandi, se vince lui, cosa che ovviamente io non mi auguro, è di controllare che vengano seguite queste due tipologie di manutenzione. Anche perché questo verde può essere dedicato dello sport all'aria aperta. Abbiamo le Olimpiadi, perché non implementare magari dei campi sportivi all'aria aperta, per esempio, ma non solo, anche l'utilizzo del parco per fare ginnastica, ovviamente non d'inverno. Altra cosa del territorio, le associazioni. Milano è ricca di associazioni, ma partendo da Pagano, arrivando alla tangenziale, allargandoci a Bosco in Città e all'ospedale militare e Baggio e gli Olmi dall'altra parte, direi che c'è una quantità di associazioni di carattere sportivo, sociale, anche movimenti politici e circoli dei partiti, che veramente sono una sentinella sul territorio. E queste associazioni, a mio parere, devono avere uno spazio nei confronti dell'istituzione. Quindi il municipio dovrebbe mettere a disposizione loro, proprio oltre alla casa delle associazioni che va ravvivata, rinforzata, anche degli sportelli dedicati, non richiedere continuamente e burocraticamente il fatto di iscriversi all'albo delle associazioni. Se un'associazione sta già lavorando col pubblico, che sia il municipio o il comune, un municipio o il comune, è di diritto, per esempio, nell'albo delle associazioni. C'è poi una questione di territorio da recuperare. Mi viene in mente, noi non abbiamo gli scali ferroviari, ma abbiamo Piazza d'Armi. Ecco, per esempio, lì è un discorso che va assolutamente fatto, Piazza d'Armi. Giustamente nel PGT è stata aumentata la quota di verde dal 50 al 75%, ma non abbiamo solo Piazza d'Armi, abbiamo Marchiondi, che è un esempio a livello europeo e mondiale di architettura, e noi la lasciamo così? Perché non utilizzarlo? Bisogna assolutamente pensare, e abbiamo un quinquennio davanti per lavorare noi col Politecnico, con l'architettura e col Comune, per vedere di farne un luogo per i cittadini. 3 minuti passati. Mi fido della regia, ma anche il mio timer dava 3 minuti, quindi adesso è il tempo invece per Orlandi, sempre il tema è quello del territorio, prego, 3 minuti per sì, allora su questi temi devo impegnarmi pubblicamente a dire alla mia collega Fossati che lavoreremo comunque spalla a spalla, nel senso che tutto quello che ha detto è assolutamente condivisibile, quindi chiunque decideranno i cittadini, sia il presidente, comunque sicuramente questo sarà un lavoro che faremo e sono ben contento di affrontare. Su questo tema oggi ho letto sulla Repubblica che anche il candidato sindaco Sale, il candidato sindaco Bernardo, soprattutto nello specifico sulla piantumazione degli alberi, sono d'accordo. L'unico appunto che mi sento di fare quando ho letto praticamente la quantità di alberi che vogliono piantumare, che va benissimo, faccio solo presente che ascoltando i cittadini
ci sono anche tanti alberi che vanno potati e poi dopo bisogna avere tutta la struttura per poi comunque mantenere il verde, perché va bene dire in campagna elettorale piantiamo, però poi c'è anche tutta la manutenzione che fare e su questo il municipio comunque dovrà giocare un ruolo fondamentale. Aggiungo agli spazi che ha illustrato la mia collega la cascina di Assiano, che ho visitato l'altro giorno con l'assessore al turismo di Regione Lombardia, Lara Magoni, la quale mi ha comunicato che Aler farà un bando per l'assegnazione, era già stato fatto un bando che era andato deserto, non si era riuscita a riqualificare, quella è una realtà bellissima, ci sono dei progetti anche magari in ottica di Milano Cortina 2026 per riqualificare, per rilanciare la cultura rurale di Milano, la vera identità agricola, perché c'è anche questa parte di Milano non conosciuta, ma comunque a Milano dei contadini ci sono ancora, sono stato anche a vedere i pensionati degli orti di Via Parea che comunque coltivano la terra, per cui è lì potrebbe nascere veramente un progetto molto interessante. Ultima luogo che vorrei annoverare è quella di Cascina all'interno del quale, scusatemi il gioco di parole, c'è la casa del Petrarca, che è un vero e proprio patrimonio culturale, artistico, eccetera, messa in un contesto comunque che va gestito, perché devono condividere degli spazi insieme a una cascina che invece si occupa di apicoltura, quindi fanno dei percorsi formativi con le scuole, con i bambini, eccetera. Quella sarà sicuramente una questione su cui intervenire e un patrimonio da valorizzare, tanto che lì c'è il simbolo del municipio 7, la colonna all'interno della casa di Petrarca, che sorregge la casa di Petrarca, è il simbolo del nostro municipio, per cui è nostro dovere intervenire anche in questo ambito, e sono sicuro che anche in questo saremo comunque concordi nell'aiutare l'associazione che gestisce questo luogo dove Petrarca vive ancora, perché visitandolo è veramente... Perfetto, sono contenti i nostri amici del CSA Petrarca, che so che ci seguono tanto, anche gli amici di Cascina all'interno. Non ha diritto di replica, quindi non può... Scusate, mi dispiace, ma quindi passiamo direttamente al prossimo tema molto caldo per la città di Milano, il tema della mobilità. Anche qui molto ampio, perché possiamo parlare di piste ciclabili, del trasporto pubblico locale e della sicurezza stradale. Secondo l'alternanza tocca a Orlandi, che parte quindi con i primi 3 minuti. Orlandi, il tema della mobilità. Allora, sempre nell'intervista che ho letto oggi, rilasciata dal sindaco Sala, qui veramente va fatto un appunto, perché ha detto che bisogna lavorare per rendere più scorrevole il traffico, cioè che il traffico è troppo congestionato. Ora, le piste ciclabili che sono state disegnate con quella ratio, via San Bon, Monte Rosa, via Sardegna, congestionano in maniera impressionante il traffico. Cioè, se c'è quel traffico è perché le piste ciclabili sono state disegnate in maniera assurda. Non si può fare una riga e pensare che si possa dire poi dobbiamo decongestionare il traffico. La logica, proprio la ratio con cui vengono fatte, poi siamo tutti per una città sostenibile dal punto di vista del traffico, che bisogna potenziare i mezzi pubblici, bisogna rendere anche interconnessi, no? La mobilità sostenibile, quindi trasporto pubblico connesso a magari car sharing, bike sharing, monopattini, biciclette, eccetera. Bisogna però avere anzitutto un occhio alla sicurezza, perché le piste ciclabili fatte così sono veramente pericolosissime. Io, mia cugina, che finché faceva l'università ha sempre usato la bici, quando è diventata infermiera e ha iniziato a lavorare al pronto soccorso mi ha detto sì, guarda, io la bici non la uso più, perché vedo quotidianamente in pronto soccorso venire qua un sacco di ragazzi, chi si rompe il polso, chi la caviglia, chi... cioè è veramente una questione pericolosa. Anche i monopattini adesso utilizzati si vede in giro che vanno in due, in tre, insomma vanno fatte le cose in maniera progettuale, strutturale, fatte veramente bene, e bisogna ragionarci bene. Non si può pensare, ed è l'impressione che ho io, dobbiamo penalizzare chi va in macchina ad ogni costo
E in modo che poi quelli i poveri cristi che sono in mezzo nel traffico vengono costretti a utilizzare la metro o la bicicletta. Bisogna lavorare per incentivare il trasporto pubblico. Sicuramente all'inizio del mandato alzare il biglietto a 2 euro, anche quello insomma non è una cosa che va fatta bene. Cioè, perché non l'ha fatto adesso alzare il biglietto a 2 euro? Non lo fa a inizio mandato, così la gente si dimentica. E poi dopo. Quelle sono tutte cose che comunque sono importanti, cioè anche il costo del biglietto, una famiglia che da Bisceglie deve andare in Piazza Duomo, sono in quattro, i conti sono quasi 20 euro per andare in Piazza Duomo, insomma è una spesa eccessiva, quindi uno magari poi prende la macchina, alcuni sono anche costretti a prendere la macchina per lavoro eccetera. Quindi va bene la mobilità sostenibile, però ci sono delle piste ciclabili che veramente dovessi diventare presidente, l'impegno sarà quello di cancellarlo. Perfetto, abbiamo capito allora l'idea di mobilità di Simone Orlandi. Fossati invece ci dica la sua idea di mobilità, abbiamo ancora gli ultimi 3 minuti di questa serata. Prima. Beh, più che la mia idea di mobilità è quello che è stato definito anche dalla regione e dal comune, perché ricordiamoci che i piani della mobilità, i più grossi e i principali, vengono fatti tra la regione, il comune e lo Stato. Sono felice e Orlandi sicuramente con me, perché finalmente è progetto esecutivo e finanziato il prolungamento della metropolitana 1 da Bisceglie fino al quartiere degli Olmi. Quindi il municipio lì non può assolutamente intervenire, ma dove può intervenire? Nel controllo e del rispetto dei tempi, del finanziamento e delle parti di cantiere che vengono messi su strada, le famose cesate dove gli anziani vanno a guardare il cantiere, che diano il meno fastidio possibile ai cittadini e che vengono rimossi nel più breve tempo. Questo lo possiamo fare e dobbiamo farlo come municipio. Altra cosa, le piste ciclabili. Intanto bisogna... Allora, la maggior parte delle piste ciclabili che ci sono esistono anche in altre grosse città. Bisogna distinguere la pista ciclabile dalla corsia ciclabile, perché dal punto di vista del codice stradale sono due cose diverse. Via Monte Rosa, ecco, su Monte Rosa la pista ciclabile esisteva già e il traffico è dovuto soltanto al traffico. L'unica cosa che è, diciamo, inconcepibile in via Monte Rosa, e questo lo devo dire perché sennò non amo le falsità, stanno rimettendo a posto la vecchia pista ciclabile e ci stanno mettendo degli anni. Ecco, su questo il municipio anche lì deve andare a tirare la giacchetta all'assessorato o alla direzione tecnica del caso. Altra cosa, abbiamo Quinto Romano, Olmi, Muggiano e Figino, che hanno dei problemi la sera per la frequenza dei mezzi. Mettere dei piccoli mezzi pubblici interzonali che aiutino a avere questo. La corsia notturna del bus, per esempio, è un'altra cosa. Parcheggi, aumentare i parcheggi in prossimità delle capolinee delle metropolitane, penso a M5, penso a Bisceglie di M1, oppure il parcheggio di Pagano. Il parcheggio di Pagano che può creare, che ha parecchio spazio, può creare qualche problema di sicurezza perché ci sono dei parcheggiatori abusivi e lì bisogna intervenire, però anche quel parcheggio potrebbe essere fatto in parte a pagamento e in parte aumentare la parte per i residenti, per esempio. C'è un problema di parcheggi e di viabilità in Corso Vercelli e Marghera perché c'è tutta una zona commerciale, anche quelli vanno risolti e contingentati. Ultima cosa, il Parco delle Cave non ha neanche un bike sharing. Se uno vuole arrivare dall'altra parte della città, magari dice come faccio ad arrivarci, non posso arrivarci in bicicletta perché è troppo lontano, potrei prendere la metropolitana, scendere a Bisceglie e prendere il bike sharing oppure arrivare al Parco delle Cave. Quindi sia le piste ciclabili e sia le auto. Chiarissimo, allora... Ancora un minuto di replica se vuole, se vuole usare, se no, sì, ce l'ho, non buttiamolo via, giusto? Giusto, allora, Orlandi, facciamo economia anche di questo, no? Allora, l'ultimo minuto di questa serata a Simone Orlandi. Rispetto a prima, insomma, che la mia collega ha detto di Piazza Sicilia come esempio di... Vorrei anche lì... dire che io ho ascoltato dei cittadini che in realtà Piazza Sicilia me la citano proprio come esempio negativo, nel senso che quei tavoli da ping pong, per carità, ci sono dei momenti in cui vengono utilizzati per il ping pong, sono belli, aggregativi, eccetera,
spesso vengono utilizzati anche per fare, insomma, bere alcolici, fare comunque, creare poi immondizia, quindi anche quello magari quando saranno finite le elezioni, adesso non in campagna elettorale, ma poi come impegno potremmo andare insieme, qualsiasi sia l'esito delle elezioni, a sentire anche i residenti, perché le garantisco che in realtà anche lì ci sono molti che sono contrari a quel modello di utilizzo della piazza, soprattutto chi abita in prossimità, che sente i rumori e che non dorme la notte, insomma. Chiarissimo, allora si conclude così il nostro dibattito, il nostro confronto di questa sera. Io insomma vi ringrazio tantissimo per essere stati nei tempi, per aver tenuto il COVID, potete darvi la mano tranquillamente, avete tenuto anche un profilo molto intelligente, non avete aggredito, quindi sono stato molto molto contento di come avete condotto questo confronto. Il municipio 7 sarà comunque in buone mani, siamo tranquilli, quindi i cittadini possono essere contenti. Grazie a te che ci hai ospitato. Grazie a voi, allora grazie, a Silvia Fossati e chi ci ha ascoltato soprattutto. Grazie mille a Silvia Fossati del centro sinistra, grazie mille a Simone Orlandi, grazie anche a voi che ci avete seguito da casa. Io vi ringrazio, vi do appuntamento a lunedì, ma non andate via, perché subito dopo di noi, fra pochissimi minuti, dopo una piccolissima pausa, c'è la prima puntata di Fuori Programma con Nicolò Mazzavillani. Grazie mille, arrivederci, a presto.